Io e i miei capelli cotonati post doccia, cioè mi gonfiano sempre. Avete un rimedio per non fare? No, in realtà non esiste un rimedio, perché se i capelli in realtà ti gonfiano dopo la doccia è perché sono puliti. Comunque, mi gonfiano tantissimo i capelli quando mi faccio la doccia e sono brutti, perché non mi piacciono così gonfi. Però per fortuna hanno una forma, quindi ci sta. Ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video di Jumpytech. Siamo finalmente ritornati in una reazione a delle meme. Ringrazio sempre innanzitutto in primis la mia ragazza che mi raggruppa queste meme e me le manda, perché io ancora non le ho viste, non le ho mai viste. Me le ha scaricate sul PC quando lei era qui a casa mia. Io ho la cartella qui sul desktop con scritto meme e le devo andare a guardare insieme a voi per la prima volta. Stiamo parlando delle meme di Alberto Angela. Ora mi è venuto il dubbio, quello giovane Alberto Piero Angela. Alberto Angela. Ok, Alberto Angela è lui, Piero Angela è quello più vecchio. Ok, perfetto. Ogni volta mi viene il dubbio e non vorrei dire delle corbellerie, ragazzi. Non vorrei dire delle corbellerie. Tra l'altro, riusciamo a fare questo video senza parolacce? Chi lo sa, ragazzi? Proviamo a fare questo video senza parolacce. Chi lo sa se ci riusciremo? Detto questo, su internet o comunque su Facebook, su Instagram, stanno spopolando un sacco di meme su appunto Alberto Angela, con delle cose, delle frasi scritte sopra e poi la sua citazione, tra virgolette, scritta sotto. Fanno morire da ridere, fanno sbellicare un sacco. E quindi oggi qui in questo video ne ho, anzi, la mia ragazza ne ha raggruppate un po' per voi e le andremo a vedere insieme. Come sempre, ragazzi, se il video vi piace, mi raccomando di lasciare un bel pollice sotto questo video, di utilizzare il codice creatore giallo su Fortnite. Che c'entra in questo video? Non lo so, ma il codice creatore c'entra sempre, quindi codice giallo su Fortnite. Detto questo, partiamo con la prima immagine. Quando vai da tua nonna e nel contenitore metallico dei biscotti trovi davvero i biscotti anziché aghi e altro per cucire. Ragazzi, penso che non sia mai successo a nessuno che in quel contenitore bello di alluminio blu con i biscotti, buonissimi poi, sono veramente una cosa assurda, ci siano i biscotti. Cioè, non succede mai, ci sono sempre aghi e filo per cucire. Il nostro Alberto Angela risponde: erano anni, forse secoli, che non si vedeva una ricchezza del genere. Oddio, ragazzi, le citazioni sono veramente poetiche, le adoro. Quando al sud vuoi parcheggiare, ma trovi il posto occupato da una sedia. Purtroppo succede questa cosa, ragazzi. Succede spesso e vabbè, lasciamo stare, non voglio entrare nei meriti. Un'invenzione semplice, sgarbata, ma con un messaggio molto efficace. Si fa troppo ridere. Perché immagino la sua voce. Quando io leggo questa frase, mi immagino la voce di Alberto Angela. Un'invenzione semplice, sgarbata, ma con un messaggio molto efficace. Con quella sua voce bella poetica, soave. Ci provo a emulare, ma non ci riesco. Quando vai con una donna dopo 3 anni. Quando vai con una donna dopo 3 anni, la cappella, in evidente stato di abbandono, aveva bisogno di una rinfrescata. Cappella non è una parolaccia, ok? Quindi ancora sto mantenendo la promessa di fare il video senza parolacce. Bellissima questa, al momento questa è la mia preferita. Tra l'altro, fatemi sapere qua sotto nei commenti qual è la vostra immagine preferita. Quando vai dal medico e torni con la ricetta sanitaria, cioè la ricetta penso quella rosa, no? Adesso non si usa più, adesso c'è la ricetta bianca. Sin dei tempi degli antichi egizi, i geroglifici rappresentano il sistema di scrittura più conosciuto ed utilizzato. Ah, no! L'ho capito adesso! Io pensavo alla ricetta quella rosa perché è piuttosto antica, no? Adesso c'è quella bianca. Invece lui proprio parla della ricetta scritta a mano dal dottore. Sin dei tempi degli antichi egizi, i geroglifici rappresentano il sistema di scrittura più conosciuto ed utilizzato. Questo perché ovviamente i nostri dottori quando scrivono, non scrivono in realtà, ragazzi, fanno scarabocchi. Non scrivono, però l'importante è che i farmacisti poi capiscono. Cioè, secondo me i farmacisti all'università fanno un corso per capire la scrittura dei dottori. Perché è assurda questa cosa. Cioè, come fanno a capire questa roba? Incredibile. Quando vai nel Veneto e senti qualcuno bestemmiare. Forse qui frange la regola del video senza parolacce. Ma leggiamo la citazione di Alberto Angela. Proprio una caratteristica particolare. È proprio una caratteristica particolare del luogo. Cioè, immagino, ragazzi, Alberto Angela che va in Veneto, sente una bestemmia in lontananza, si mette così con le mani. È proprio una caratteristica particolare del luogo. Lo adoro, raga, è un personaggio. Io ogni volta che vedo fanpage su Dennis Dosio, chiaramente un popolo inferiore. Così random, però ok, va bene, ci sta.
Quando durante la riunione di famiglia tuo nonno fa un ruttone e zittisce tutti. Muti, silenzio, che il nonno ha apprezzato la cena. Non contestiamo il rutto del nonno, altrimenti sono sfrangate sui denti. Ma passiamo al nostro Alberto. Una forma di comunicazione semplice, forse primitiva, ma molto efficace. Ragazzi, oh, ma stasera fa un rumore. Interessante come provo anch'io stesso a emulare, come mi voglio immedesimare nel personaggio di Alberto Angela. La forma di comunicazione è semplice, forse primitiva, ma molto efficace. Ragazzi, ho dato la prima lettura alla parte sopra di questa immagine, già mi fa morire. Quando a Napoli parcheggi la macchina per strada e al ritorno trovi solo le ruote. Mi immedesimo di nuovo. È una tecnica di sopravvivenza appresa nel corso dei secoli. Quindi si presuppone che poi tu rubi un'altra auto o te ne torni a casa a piedi. Quindi spirito di sopravvivenza. Ok. Ragazzi, ovviamente nulla contro i napoletani, non vi offendete, si stiamo scherzando. Quando vai al ristorante il you can eat e ti sfondi di cibo. Fu così che gli invasori fecero razzia di viveri, derrate e bevande, lasciando il luogo nella carestia assoluta. Ragazzi, è vero, ogni volta che vado al you can eat con degli amici, la prima frase che diciamo ogni volta che ci sediamo è questa: ora mi mangio pure il giapponese. Nel senso, ora mi mangio pure il giapponese. Nel senso che mi mangerei proprio tutto il locale e li farei andare in bancarotta. Ecco, quello sono io quando mi siedo all'Uyghurit. E mai questa frase fu più azzeccata. Bravo, assolutamente la citazione corretta per lo Uyghurit. Passiamo all'ultima immagine per quest'oggi. E poi direi che ci siamo deliziati con queste 10 meme su Alberto Angela. Quando entri da tua nonna pesando 60 kg e vai via con 80 kg. No, è la stessa. È la stessa del Veneto. È proprio una caratteristica particolare di questo posto. È una delle citazioni più quotate. Questa è proprio una caratteristica particolare di questo posto. È proprio una caratteristica particolare di questo posto. Prova a emulare la tua voce, ma non ci riesco. Quello che stiamo per mostrarvi è uno dei luoghi più belli del pianeta, una delle piazze più famose, non solo del mondo, ma soprattutto del barocco. Ragazzi, fa morire. Vabbè, basta. Bene, ragazzi, io spero che come sempre il video vi sia piaciuto. Se così fosse, potremmo sapere con un bel pollice in su sotto a questo video. E mi raccomando, anche se non c'entra niente, di utilizzare il codice giallo su Fortnite. Ditelo ai vostri amici, ai vostri zii e alle vostre nonne, perché so che le vostre nonne giocano a Fortnite. Di utilizzare il codice giallo. Fatemi sapere qua sotto nei commenti qual è stata la vostra meme preferita. Da Champion Tech è tutto. Ciao ciao.